Vi confesso subito che in realtà io ero venuto qui per parlarvi male di chi parla male del teaser della serie Netflix su One Piece. Perché che cosa è successo? È uscito questo teaser nei giorni scorsi, pochi secondi di teaser, che ci mostrano un po' l'andazzo, e la maggior parte delle persone hanno realizzato video di mezz'ora dove usano questi pochi secondi per dimostrare che questa serie fa cagare, che non va vista. Ma io non lo so, cioè adesso non lo so, io non so che dirvi, non ho le capacità di fare un'analisi a livello di fotografia, sceneggiatura, tutto ciò che riguarda la scrittura di una serie, cinema, eccetera eccetera. Ma nessuno può avere la capacità di giudicare una cosa così imponente da pochi secondi. E aspettiamo almeno un episodio, che ne so. Cioè, boh, ma una cosa esagerata, cioè roba che non si può guardare, infatti non l'ho vista. Questa è la realtà, diffidate. Invece, su che cosa abbiamo dirottato la discussione odierna? Su Goodbye Eri. Eccolo qua, volume unico di lui. Lui scritto LVI, no, Tatsuki Fujimoto, autore a me caro. Mi sono recuperato praticamente tutto quello che è uscito in Italia, ho letto praticamente tutto quello che ci hanno proposto, che credo sia anche un po' tutto, vista anche l'età dell'autore, non credo che ci sia altro, ma continua in qualche modo a stupirmi, e Goodbye Eri non fa eccezione. Vi dico di che cosa parla brevemente, ce lo andiamo un attimo a guardare insieme, ma prima di farlo le raccomandazioni sono imperative, ovvero iscriviti punto esclamativo al canale se non l'hai già fatto, e lasciami già un likeino sulla fiducia, non hai visto ancora il video, ma lasciami il likeino. Partiamo un attimo dall'edizione, volume singolo Star, classicissimo, quello economico, con sovraccoperta, 5,90, ve la metto anche dritta così la vedete meglio. Impostazione grafica passabile, accettabile, non la cosa più accattivante del mondo. Abbiamo anche una fascetta, credo proposta solo nella prima edizione di questo volume, dove dice un volume unico dall'autore di Fire Punch e Look Back. Dietro abbiamo proprio i tre volumi singoli finora proposti da Star Comics e Fire Punch. Ovviamente che cosa manca? Manca la sua opera migliore, la punta di diamante, ovvero Chainsaw Man, che però Star Comics si è fatta un po' fregare da Planet Manga, se l'è fatta sfuggire, non si sa perché, e peggio per loro, continua a essere la mia opera preferita dell'autore, senza dubbio. Ma parliamo un attimo di Goodbye Eri, lo ricompongo così viene anche un po' carino. Parla di Eri, sarebbe questa ragazza che vediamo qui in copertina, ma è il protagonista, è colui che tiene in mano lo smartphone e che sta filmando, perché questo ragazzo inizia in età da scuola media a riprendere la sua quotidianità domestica, perché la madre si è ammalata e desidera che il figlio riprenda gli ultimi istanti della sua vita e che rimangano a lui come un ricordo, così lui potrà poi crescendo avere un'immagine della madre nella quotidianità. In realtà vengono usati tutta una serie di espedienti narrativi, di scelte che sono spesso disorientanti, perché poi veniamo a scoprire che in realtà quello che stiamo vedendo non è la quotidianità, ma è un montaggio fatto dal ragazzo che poi propone alla chiusura dell'anno scolastico questo mini film, questa clip, nella quale proprio lui, ecco, segue gli ultimi istanti di vita della madre. Guardate anche le tavole, che impostazione particolare, molto molto cinematografica,
e sembra proprio di guardare i frame di una pellicola. Alla fine, nella fase clou, quando la madre è negli ultimi istanti di vita, il ragazzo si rifiuta di filmarla, non ha questa clip e inserisce un'esplosione dell'ospedale. Questo scatena tutta una serie di polemiche e dà il via al vero e proprio racconto, che poi da qui in poi non vi voglio spoilerare. Conosce Eri, che entra nella sua vita, e da quel punto in poi non sappiamo più che cosa stiamo leggendo. Non sappiamo se è un film, se è un racconto. A volte capiamo che è un racconto, ma poi in realtà è il film. E qui Fujimoto ha fatto una cosa complicatissima. È davvero complicato come struttura, come messaggi che ci lancia, che nulla è veramente ciò che sembra, ma che come attraverso i vari media si possa proporre un'immagine distorta della realtà, o molto 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 soggettiva o personale. E questo, tra i volumi singoli, forse è quello che più mi rimarrà, per il fatto proprio di essere disorientante e per il fatto di avere questi colpi di scena come quello dell'esplosione che vi ho raccontato, che sono proprio tipici di Fujimoto. Perché lui è bravo a costruire una tensione che poi culmina in qualcosa di completamente inaspettato. Come appunto l'esplosione dell'ospedale, è una cosa assurda se vogliamo, una fantasia davvero di un ragazzino. Quindi questo, senza girarci troppo intorno, come approccio all'autore è complesso, sì, ma racchiude forse l'idea che mi sono fatto di lui. È quello che la spiega meglio, la sviluppa meglio. Questo è uno degli autori del momento. E mi aspetto ancora grandi cose da Chainsaw Man, che è un'opera tuttora in corso. E sicuramente 5,90€ non ve lo dovete far scappare. Tra l'altro, se non sbaglio, anche questo, come gli altri volumi singoli, è proposto in un'edizione cartonata, un po' più di pregio, che però, se non ricordo male, costa praticamente il doppio. Allora, io quella ve la sconsiglio. Non vedo perché, se non conoscete l'autore, dovreste mettervi in casa una roba così costosa. Cioè, vi comprate due manga, arricchite le vostre letture anziché prendere l'edizione cartonata. Questo è palese. Se siete super fan dell'autore, se avete letto le altre opere, quindi sapete già con chi avete a che fare, con che tipo di linguaggio vi verrà proposto questo racconto, allora magari si potrebbe avere senso, magari siete fan. Però ripeto, io mi sento un fan perché praticamente ho comprato tutto a scatola chiusa, perché ho capito che lui mi piace sia nel disegno molto basic, ma sia nella scelta di impostare le tavole in questa maniera. È molto molto cinematografica, molto particolare. E sposa molto bene anche il suo tratto, che è molto tagliato, sporco. Ci sta. Ripeto, io sono un fan dell'autore, sicuramente. Sono un appassionato della sua opera Chainsaw Man, che mi ha fatto proprio innamorare di lui, nonostante abbia molti detrattori. E nonostante questo, però, non ho capito il senso di quell'edizione più grossa, cartonata. Non c'è nemmeno un disegno che necessita di essere valorizzato in una pagina più grande. Non lo so, va benissimo così. Quindi vi consiglio questa. E se vi devo dire la verità, forse Look Back è quello che mi ha leggermente deluso, leggermente, per come se ne è parlato e per come sia stato difficile per me empatizzare con quel tipo di racconto e quel tipo di tematiche. Mi sembra davvero che ci sia molto di autobiografico e che possa far breccia sicuramente in chi ha un vissuto simile, ma anche un'esperienza lavorativa simile. Cioè, si rivolge davvero ai fumettisti. Allora sì, tu mi dici un fumettista si è commosso, io ti credo, perché ci sta. Se mi devo commuovere io, no. Quindi lui, ok, come volume singolo, anche il primo 1721,
Ve li prendo, così ve li mostro. Lui, figo, le sue prime opere, ce n'è una vi farà scompisciare, si chiama L'amore è cieco, bellissima, è la mia mini storia preferita, questa è una raccolta di mini storie, anche questa, e anche questa è carina, e qui ci sono proprio, diciamo, le prove generali di Chainsaw Man, secondo me, perché ci sono dei racconti che hanno un po' quelle vibes. Questa splash page fa paura. Dicevo, lui un filo meno. Fire Punch, lo devo rileggere. Fire Punch parte benissimo, ma poi secondo me si perde un filo. Chainsaw Man, spettacolare. Questa un po'. Questo è un po' il mio orientamento attuale sulle sue opere. Bene, direi che siamo arrivati alla conclusione. Ovviamente è un volume singolo, andiamo veloci, non vi voglio fare spoiler, vi voglio solo dire andatevelo a leggere e vi voglio dire aspettiamo un attimo che escono un paio di puntate di sta serie Netflix che è costata un abominio, cerchiamo di capire un attimo poi in dettaglio se One Piece funziona anche in versione live action con attori veri. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, il lecchino, la campanella per non perdervi i prossimi contenuti e torniamo presto con un nuovo video recensione, tra l'altro, perché ho completato anche la lettura di Ashil 21, come vi ho detto nel video delle letture settimanali, e lì ho qualcosa da dire. Arrivederci presto con un nuovo video. Ciao.